2, 1, ciak! Scusate, mi ha fatto un app. Arrivo. Mattia? Puoi anche scrivere col testo, se vuoi. No, volevo fare una roba... Come attrattiva verde, diciamo, un po' tutto, in particolare, diciamo, l'orto botanico, il giardino roccioso e il lungo fiume che interessa particolarmente. Non sarebbe neanche così strano pensare a una connessione così, per unire le due sponde. Perfetto, passiamo all'altra immagine. Va giù, parte pubblica, parte libera, diciamo, del Politecnico. Il Morandi lo metterei staccato, un posticcio, in un'ipotesi conseguenziale. No. Vediamo poi alla fine. Tanto iniziamo. Ogni 30 metri ci doveva essere un... una scala. Quanto è tra due cose? Tra queste due è poco, è 14 metri. Tra queste e queste 30 metri. Quindi ce ne sono uno di troppo, uno o due di troppo, da ogni lato. No, ma più. Pensavo di avere una prima fase che è quella di messa in sicurezza di tutto il complesso e agire sul padiglione 1 contemporanea alla realizzazione della piazza culturale che può ospitare degli eventi all'interno di essa che possono portare delle entrate economiche. Per aiutare lo sviluppo dell'altra fase si potrebbe pensare anche di edificare la porzione che accoglie gli studi a locazione calmierata da parte del Politecnico, quindi la porzione, diciamo, di start-up e studi posta superiormente all'ingresso del complesso. Si potrebbe pensare poi nella seconda fase di allestire il padiglione 2 con le aule e la biblioteca in modo tale da rendere la facoltà. Dobbiamo scegliere una tipologia costruttiva che faccia sì che sia una passeggiata dentro il padiglione con diverse funzioni, ma che non si perda la struttura del padiglione. Il padiglione 3, ho pensato alla biblioteca. Ho pensato alla biblioteca magari fatta a ziggurat, quindi con un piano, che è quello classico, e poi una specie di corridoio che gli gira intorno, diciamo, abbia sia l'illuminazione naturale data dalle vetrate di nervi, una interpluralità di tematiche. Sarà facile? No! Ci riusciremo? Sì!